Ma oggi è un giorno speciale per il cinema italiano, Eliana, e quindi ci siamo tenuti l'ospite più importante che si sta per collegare, diciamo alla fine del programma, per farci raccontare la magia di questa serata, che vedremo stasera su Rai 1, condotta da Carlo Conti, al Teatro dell'Opera di Roma, dove appunto si tiene la kermesse più importante per il cinema italiano, che è quella dei David di Donatello, presidente Piera De Tassis. Devi sapere che la giuria dei David Donatello è composta da centinaia fra attori, registi, non è una giuria ristretta. Ok. Fra questi in giuria c'è anche un montatore bravissimo, italiano, originario di Castelvetrano, che è Benny Atria, Che è qui con noi e e che quindi abbiamo vediamo subito. strappato da un Eccoci lavoro di qua. montaggio. Che Benny, meraviglia! ben Ciao arrivato. Benny! Grazie, grazie dell'invito. Scusate la location, sono a scuola in questo momento, quindi come in ogni scuola che si rispetti, ma dato che io mi occupi di suono, c'è un rimbombo terrificante. Benny, ambiente a me molto caro, come sai, la scuola. Del resto con Ivan ci siamo conosciuti a scuola, per cui mi sembra Esatto, un Benny. elemento interessante da riproporre. Ti abbiamo scomodato oggi perché è il Ma è giorno un piacere. importante, dicevo Eliana, i David sono sempre un'emozione grandiosa. Io ho voluto fare questo piccolo regalo a Benny, lui non lo sa, ma ho voluto prendere il suo David nel 2012, il pezzo della consegna che prego Mirko di mandare. Guardiamo insieme questo video. Prego la busta, Anna. Sverdetta pure. Sverdetto, allora, Davide di Donatello 2013 come miglior montatore, giusto? Montatore, sì. Mi avete confusa. Benny Atria per Efim Diaz. Benny Atria. Mi Bene. no, c'è un precedente, poi te lo dirò un'altra volta, ma c'è un precedente questa Mi hanno cosa. chiamato a casa per sapere come si pronuncia. Ah, che Atria, Atria. Benny Atria. Allora, ecco sì, scusate, io perché non faccio il conduttore, non sono abituato a fare queste cose di microgi, perché stai a fare sta cosa? Allora lo so, però Benny Atria, eccolo. Scusate, mi perdo su queste cose tipo microfoni. Benny, complimenti, è un Grazie. premio importante perché il lavoro del montatore è un lavoro comunque che insomma è difficile, non Sì, è assolutamente facile. sono molto contento ed emozionato in questo momento. Diaz è stato veramente un film molto difficile, molto complesso da realizzare, con grande coraggio da parte di Domenico Procacci, produttore, Ti Daniele salutiamo, sì, che Vicari, sala, grazie. il regista. Devo dire che è stata una grande esperienza per me e sono felicissimo di essere qua. Grazie Benny, grazie e complimenti ancora a Davide Donatello 2013 come miglior montatore. Grazie. Sì. E stasera, rivedendo i David, sicuramente ti ricorderai di quella magica serata, Benny. Assolutamente, assolutamente, soprattutto la gag sull'accento del mio cognome, che in genere è una gag consueta, insomma. Quell'anno non montasti soltanto Diaz è un film a cui io sono molto legato perché si parla molto di cinema e giornalismo, ma montasti anche La Nave Dolce di Daniele Vicari, Ah, sì. avevi montato anche l'anno precedente Fughe a Prodi di Giovannella Taviani. Devo dire che ti sei dedicato al documentario, ma ovviamente tu adesso sei nell'Olimpo dei montatori italiani e non lo dico per piaggeria. Io ti ringrazio, mi emozioni e mi confondi. No, non era sua intenzione, non era sua intenzione, però come si vive questa serata, questa attesa di un dell'evento italiano quando sei dall'altra parte? Perché anche questo è un punto di vista curioso. Perché stasera c'è il film di Emma Dante in concorso come miglior film che tu hai montato. Sì, sono molto contento della candidatura di Emma, sono contentissimo del fatto che quest'anno ci siano candidate due donne, credo che sia
finalmente un anno importante anche da questo punto di vista, e mi augurerei, senza nulla togliere agli altri registi, ma mi augurerei che fosse Emma o la Nicchiarelli a vincere il David. Questo è l'augurio che faccio ad entrambe, ovviamente un po' di più a Emma per, come dire, prodomomea, ecco. Non lo nascondo che mi sarebbe davvero felice un David a Emma, che meriterebbe. L'emozione è tanta, intanto se sei chiamato a partecipare perché entri in una macchina che per noi che stiamo non solo dietro la camera, dietro la macchina da presa, ma noi siamo proprio nell'ombra di una sala di montaggio a chilometri, a miglia mentali anche dai riflettori dei palcoscenici televisivi, prima ancora che cinematografici. Per cui è sicuramente una grossissima emozione essere coinvolti e dover andare lì. E adesso la mia emozione è dietro le quinte per un film che ovviamente sostengo nello spirito, perché la mia partecipazione, insomma, Emma è una grande, è un grande personaggio e posso dire anche un'amica a questo punto, quindi sono molto contento per lei. Speriamo bene che quest'anno sia un anno di svolta, visto tutte le difficoltà che ci sono state, tra l'altro. Eh sì, che saremo incollati alla TV stasera per questo appuntamento importante per il cinema italiano. Benny, questo è un programma, Open Day Cinema, che racconta molto i mestieri. Se tu dovessi raccontare a chi ci sta ascoltando in questo momento alla radio il ruolo del montatore e, perché no, i segreti di un montaggio perfetto. Cioè, in versione maestro di scuola, visto che ti trovi anche nel luogo giusto. Sì, però io sono una sorta di usurpatore, io non c'entro niente. Non ho... mi coinvolgo, ma nello stesso tempo temo sempre di non riuscire a fornire nessuna risposta chiara e precisa, intanto perché è una domanda da $1 milione, un po' quella sul ruolo e su cosa è il montaggio, perché il montaggio ha a che vedere con talmente tanti aspetti della scrittura cinematografica da essere in sé difficilmente definibile soltanto per un luogo preciso, che è quello poi della moviola, anche se adesso è una moviola digitale, perché hai a che fare con un'immagine che è anche colore, che è anche suono, che è anche fatta di tutti quei particolari che una regia riesce a inserire dentro, e tu lavori sui rapporti tra le immagini, tra di loro, quindi a costituire le sequenze, ma tra le sequenze tra di loro a costituire una narrazione più complessa, per cui è difficoltoso anche soltanto cominciare a spiegarlo, ecco, ci vuole tanto tempo. Diciamo che il lavoro del montaggio cerca di entrare nell'anima della scrittura e ricostruire quella che è la spina dorsale della narrazione cinematografica. E con questo ho detto qualcosa che probabilmente è difficilmente comprensibile nell'immediato, anche per me rimane molto un mistero. La cosa bella del mio lavoro è che continuo a stupirmi, continuo a trovare nuovi stimoli, nuovi collegamenti da fare, nuove narrazioni possibili, una strada di sperimentazione che non si chiude mai, che non può mai chiudersi, perché in ogni film tu porti l'esperienza del film precedente, ma ogni film è una nuova storia, un nuovo viaggio, un nuovo percorso, e lo devi affrontare con quell'incoscienza necessaria appunto ad affrontare qualcosa che non ti è ancora conosciuto e che forse conoscerai soltanto alla fine del percorso. Benny, ma quando hai iniziato il tuo percorso professionale sapevi già che avresti dedicato la tua vita, il tuo lavoro al montaggio? Il tuo approccio al cinema è stato direttamente con questo?
Guarda, un po' sì e un po' no, nel senso che nella mia esperienza iniziale, che poi è legata a Palermo, perché io i miei primi passi, diciamo, il mio primo avvicinamento al cinema l'ho fatto all'università a Palermo, ero iscritto in lettere e incontrai una magnifica persona che era Michele Mancini, che è stato un po' un maestro per tanti di noi, che ci ha introdotti alla lettura del cinema anche fuori da degli schemi un po' ordinari o preordinati, eccetera. E ci fece un grandissimo regalo. Nel laboratorio cinematografico che frequentavamo fece arrivare una moviola meccanica, come erano ai tempi, per cui in quest'aula giravano anche le pellicole, cioè non vedevamo soltanto il film proiettato, ma lo toccavamo anche, ecco, arrivavano i rulli di pellicola che imparavamo a caricare su questa macchina misteriosa che ci permetteva di rivedere quelle immagini piccole piccole, anche un po' come dire, prive della luce della sala cinematografica, ma ci faceva entrare già in un mondo che era qualcos'altro, era uno spostamento dalla sala verso una posizione precedente alla sala, ecco, in questo movimento appunto fatto mi è scattata intanto una curiosità dal punto di vista linguistico, prima di tutto, cioè cos'è che rende il film tale, cioè qual è il meccanismo, ecco, mi portò una grande curiosità per capire quali processi ci fossero prima. Però poi ho lavorato sul set, ho cercato in vano di entrare al centro sperimentale a Roma e poi per due volte può succedere. Sì, ma infatti no, può succedere che sbaglino nel fare la selezione. Infatti può succedere che sbaglino nel fare la selezione. La prima volta che ho insegnato al centro sperimentale a Roma per un seminario qui alla sede centrale, immediatamente lo dissi ai ragazzi, io sono un escluso e torno qui adesso e sono molto contento. Ma una gran soddisfazione, una grande rivincita, direi, Benny. Ti chiedo se puoi rimanere con noi ancora qualche istante, mandiamo la pubblicità e poi torniamo immediatamente. Ci ricolleghiamo immediatamente con Benny. Eccoci, Atria, perché Benny. Ivan aspettava per farti una domanda, sì, a cui teneva particolarmente. Oltre a dire che sei veramente un nostro orgoglio come docenti del centro sperimentale, non lo dico così solo per essere grazioso ai tuoi occhi, ma perché c'è tanta stima e sai che quando posso mi appassiono molto al tuo lavoro. Ma poco fa, quando ti sentivo raccontare della pellicola, Benny, mi veniva in mente intanto una frase di uno a cui chiesi che fa il montatore, ci pagano per muovere delle figurine, mi rispose. Quando raccontavi della pellicola, quindi di questo effetto romantico del cinema, e adesso che ti scaricano hard disk di terabyte di immagini dove poi tu devi andare con il regista a fare la selezione, quanto è alto il tuo carico di frustrazione nel dovere sacrificare delle scene per il minutaggio del film? La cosa molto interessante adesso è, avendo perso la fisicità della pellicola, si è smaterializzato anche un po' questo senso di frustrazione, che comunque lo dico ovviamente con leggerezza, perché è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Cioè la cosa bella appunto nelle vecchie sale di montaggio era che questi avanzi, questi resti, i tagli o le inquadrature non montate, che per noi erano i doppi, no? Il linguaggio di moviola chiamavamo così, costituivano un materiale evidente, no? Era posto nelle scatole, nelle rastrelliere, con delle fascette che indicavano esattamente il contenuto di queste scatole, cosa c'era dentro, cioè cos'era il peso, perché erano scatole anche pesanti. Erano scritte. Qual era il peso, esatto, il peso del,
di ciò che non sarebbe apparso all'interno del film. Questa è anche una bellissima definizione. Oggi torniamo a parlarne anche in diretta alla radio, il peso di ciò che non sarebbe apparso nei film. Si parla anche di questo quando si parla di montaggio insieme a Benny Atria, e quando questo peso si smaterializza, così come le immagini. Ma una domandina così: i registi, non avendo pellicola da acquistare, che poi non l'acquistano loro, girano di più da quando non c'è più la pellicola? In parte sì, in parte è vero, perché più agevole, anche se la macchina produttiva e il costo non è soltanto e quanto si gira, è il tempo, cioè noi va tutto considerato in termini di tempi, per cui sì, si tende a girare di più, ma poi i tempi di ripresa non è che siano aumentati, anzi negli ultimi anni oppure diminuiti, per cui non si gira di più. È molto interessante invece per quanto riguarda un lavoro per esempio del filmmaker o del documentarista, in cui invece questo rapporto tempo da utilizzare per le riprese e facilità di poterle effettuare, allora lì sì c'è probabilmente, è un'ipotesi che faccio, un rapporto che si è riproporzionato in maniera diversa. Cioè, un tempo fare il documentarista era un sacrificio enorme, la pellicola per una produzione piccola, che era una produzione piccola che poteva affrontare un documentario, ovviamente, e poteva permettersi poca pellicola. Poi per fortuna arrivano le telecamere, prima quelle analogiche, eccetera eccetera, però rimanendo su quel rapporto, per fare gli estremi, ecco, se la quantità di pellicola da poter girare era poca per un documentario, adesso non è più quello il problema, sono altri. È un problema che ritorna a essere quello della narrazione, cioè cosa devo raccontare, cosa voglio raccontare. E aver svincolato questa cosa, secondo me, per il documentario può essere letto in maniera molto interessante. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì. È una chiave tecnica molto importante, che apre comunque scenari veramente molto interessanti. Poi, dal suo punto di vista, che ha vissuto l'evoluzione dall'analogico al digitale, è chiaro che questa è una chiave di lettura molto molto importante e interessante. Anche se queste immagini delle pellicole, di questi scatoloni, con le ha un fascino materiale e anche di ricordi, di tangibilità del proprio lavoro, di quello che viene fatto, di quello che non viene fatto, che scatena già solo a ricordarlo così, ad immaginarlo, delle emozioni. Bene, ma se posso permettermi, scusami, comunque io non ho nessuna nostalgia. Rimpianto. era vita più dura. Era più dura, anche se adesso non è che sia più facile, perché adesso è più complesso per tanti altri. Quando ti portano motivi, qualche migliaio di ore di girato da montare. Non solo, ma perché anche le possibilità che si sono aperte comunque sono molte di più, e le devi tenere in considerazione, le devi conoscere. Per cui si è semplificato un passaggio tecnico e una fatica fisica differente. Possiamo lavorare con la luce del giorno dalla finestra, e prima eravamo costretti a stare al buio in cantine polverose, maleodoranti, piene di fumo di sigaretta, perché allora si girava. Noi ci siamo tutti intossicati, ovviamente, nel nostro percorso. Le allergie, io soffrivo di allergie alle emissioni terrificanti. Da questo punto di vista non ho nessuna nostalgia, e sono convinto che l'apporto comunque tecnologico attuale sia talmente interessante e non si può avere nostalgia. Posso averla, come ce l'ho della mia giovinezza, né più né meno. Cioè, i miei 20 anni, ovviamente, li ricordo con piacere. Nonostante i tanti errori fatti, ecco, esatto. Diciamo così. Sì. Benny, noi ti ringraziamo infinitamente per questo contributo straordinario che hai portato con la tua presenza oggi qui in questa trasmissione. Grazie Benny, grazie di cuore, ci vediamo a presto. Buon lavoro, buona giornata. Grazie. Ciao. Benny Atria, e noi lo diciamo giusto, Benny Atria. Sì. Almeno volta. Grazie, ciao. E intanto, a proposito di cinema e di questi argomenti.